Eccoci, ciao. Grande Nicola, come stai? Ciao, bene, meglio dei tuoi occhiali, diciamo. Cacchio, ma guarda qua, due minuti fa ho fatto un movimento inconsulto, già occhiali da... vedi, ecco là, la rivincita. Qui Lino Vermuller. Lino Vermuller, forse hai detto da qualche parte che in questo periodo della quarantena ha scatenato in te una voglia di fare mille cose e di non dire no a nessuno, sostanzialmente. Sì, vero. Era tale la noia che io dicevo la mia anche sui fagioli. Ho scritto su questa cosa, diciamo, del lockdown e la corsa, perché l'ho sentita tanto, è una cosa che ho sentito tanto, ma mi ha colpito la naturalezza, ecco, mettiamola così, con cui abbiamo tutti noi accettato una privazione di libertà molto importante. Non trovo logico impedire, per esempio, nel mio caso, la corsa alle 5 di mattina. Io andavo alle 5 e mezzo di mattina e mi sentivo comunque un ladro. Allora, io in realtà non lo sapevo, quindi l'ho scoperto un po' studiando, che tu sei nato a Metanopoli. Io sono nato a Lucca. Sono nato a Lucca. Scusami, sei cresciuto a Metanopoli, perdonami. Sono cresciuto a Metanopoli. È un nome straordinario perché è nome da città sovietica. Certo. Che città era? Che luogo era? È un luogo unico. Okay, luogo è. Sono serio, nel senso che è un esperimento sociale, è stato. Esatto. Soprattutto negli anni 60. Mio padre era un ingegnere petrolifero per conto dell'ENI. Avevo a che fare solo con figli di ingegneri, geologi. Per fortuna c'è stata la curva nord dell'Inter, perché mi ha dato una di quelle svegliate che ho capito che c'era dell'altro. Voi pensate a mia madre quando io gli ho detto che non volevo più studiare per fare il DJ. Al liceo entri in radio. Sì. Prima di entrarci tu la desideri, presumo, e guarda, la radio aiutava in questo. Epoca delle radio private. Io dormivo con la radio accesa. Questo è un ricordo che ho nettissimo. Meraviglia. Quando poi, con molto tempo dopo aver già lavorato nelle radio, nelle prime radio locali di San Donato Milanese, eccetera, eccetera, sono andato a lavorare alla radio DJ, mi spiegavano quello che dovevo fare. Io avevo conto che forse, insomma, sai, con la voce dico, ma chissà se mi prendono. Allora facciamo così, chiedo di poter fare il fonico. Quando vado lì mi dicono, allora qua funziona che la pubblicità va, e io gli ho detto no, allora la pubblicità va alle E50 e dura 180 secondi. Tu capisci che questo vuol dire che non c'erano altri finali previsti. Certo. Io dovevo fare certo questa cosa qua. Se avete una passione così grande che vi fa preferire la vostra passione agli amici fuori, insomma, una cosa bruciante, una specie di vocazione come avevo io, il risultato è garantito, cioè non ci sono chance che non vada bene. Forse lì, come dire, comincia questa tua ecletticità, perché poi tu sei sostanzialmente un eclettico, ma pensare di lavorare con la propria immagine, tu che poi hai un narcisismo totale, tutti, totale. Come, vabbè, non volevo dire totale, ma insomma ce l'hai. Ecco, ti sei trovato subito a tuo agio. Bisogna farci il callo, bisogna fare il callo, soprattutto in quest'epoca qua, no? Se torni a casa la sera e ti metti a guardare i blog, i commenti su Instagram... Non chiudi occhio. No, certo. Se stavi dicendo di Maurizio Mosca? Sì, cosa direbbe di Prince? Sai cosa ti dicono? Cioè, no, ma lascia stare, no? Cioè, quel Prince lì, un trombone sopravvalutato, no? Esatto. Ti abbraccio forte. Grazie. Un abbraccio a tua moglie e tua figlia che è stata così gentile e generosa da disposizione della stanza. Da offrirmi la location, esatto. Di cui adesso può riprendere possesso. Grazie Nicola, grazie da tutti. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao. Amico, ciao.